non vado a vedere un film se so che è un film italiano. Cioè c'era veramente un rapporto difficile fra il pubblico e il cinema italiano. E non io, ma un giornalista su Variety, che è un po' considerata la Bibbia del cinema, ha indicato Radio Freccia come il film che ha iniziato un cambiamento, che ha iniziato a consolidare un rapporto fra il pubblico e il nostro cinema. È un rapporto che, insomma, che è stato anche stretto per un certo numero di anni, che secondo me in questo momento invece probabilmente è in un momento di nuovo di crisi. Insomma, quel film non ha soltanto vinto, perché si è dimenticato il Globo d'Oro, cioè, Luciano come regista esordiente ha vinto tutti i premi possibili quell'anno, tutti. E il film, adesso vi è facile pensare una rockstar, quindi una persona che ha un seguito come quello che ha Ligabue, avrà anche successo al cinema. Non è così, ci sono molti altri casi in Italia e fuori d'Italia. Non è affatto facile che questo succeda. Quindi il film ha avuto anche un risultato importante, no? È un film che ha significato molto, non soltanto per noi. E poi volevo ricordare che io avevo un'idea in testa e pensavo, secondo me quelle storie, quei personaggi, questo mondo nessuno lo può raccontare meglio di lui. E fin qua penso di poter dire avevo ragione e Luciano l'ha dimostrato. Quello che non sapevo è che questo Luciano l'ha dimostrato in seguito, per cui noi ne abbiamo fatto un altro di film insieme, si intitola da 0 a 10, ha avuto meno successo in Radio Freccia. Forse abbiamo anche sbagliato un po' di cose, ma tante qualità. Ed è un film che dal punto di vista registico comunque un passo avanti materiale. Cioè quello che Luciano ha dimostrato nel primo e anche nel secondo film è che se lui ne avesse voglia o se ne avrà voglia, cioè lui questo mestiere lo può fare benissimo. È fatto male, ma non so quando non mi sento bene con l'autoradio questa qui è premalata e mi succede però serve per me. Allora mi sa che andiamo sul maggiorino. Prima te la fai un po' che mi piace la tua cattiva di coglione. Oh, ascolta, mamma, senza offesa. Guarda, ti vedrai di bene. Te sei bravo quando te. Però, cioè, la musica che passa è la tua nostra Loffi. No, ascolta, Loffi sarà nei tuoi anni, sarà la mia, non sarà proprio niente. No, guarda, il discorso che abbiamo già fatto. A me piace la mia, a te piace la mia. Anzi, se sai cosa facciamo? Tre gli altri mi portate i vostri dischi, che mi avete consumato, così non avete più. E poi dovete passare da 2 ore di trasmissione al giorno a tutto il pomeriggio. Devo trovare gente che viene a trasmettere, sa che ha cose da dire. Bisogna che poi dire, perché guarda dischi, luce, impianti da sistema. Insomma, Giochino si sta facendo niente, no? Giochino. Ora con la tua figlia lo fa fare. Grazie al favore del microfono, è sempre la tua voce. È sempre la tua voce, è più lunga. Sa di dire quello che vuoi. Però sa che quello che dici deve essere il massimo. In te caso, per ogni volta cresce un po'.